dai diari di Maccanico viene fuori una lezione politica molto importante, cioè un atteggiamento favorevole a quella che i tedeschi chiamano grosse coalition, cioè a un accordo tra forze politiche di orientamento diverso, non come assetto stabile di un paese, ma come modo per risolvere i momenti di crisi. Questa è una lezione che lui dà, perché si capisce chiaramente dai diari che lui spera sempre in questo, e questo secondo me è un esempio da seguire, come insegnano anche le esperienze tedesche. Come è stato detto giustamente, questa sera Maccanico è, in qualche modo è stato lo Stato per lungo tempo, cioè è stato il perno e la cerniera della Repubblica, e il suo equilibrio ha consentito spesso di raggiungere accordo dove c'era disaccordo. E Maccanico è sicuramente una figura centrale della storia politica del dopoguerra, peraltro direi è un personaggio anche unico, perché molti di noi hanno fatto politica e alla politica si sono dedicati. Veniamo da alcune attività professionali che però poco hanno a che fare con poi l'impegno concreto dal punto di vista sociale. Invece Maccanico è uno dei pochi personaggi della storia italiana che ha combinato insieme il grande impegno istituzionale della Camera dei Deputati e poi alla Presidenza della Repubblica, grande esperienza anche in settori che molti di noi conoscono poco, come quello della finanza, oltre ad essere un politico di prima grandezza. Diciamo che raramente un personaggio che ha avuto peso nella storia italiana ha sintetizzato tutte queste qualità, ecco perché è un unicum. La storia che via via è diventata sempre più stretta, sono stati momenti di collaborazione, anche abbiamo scritto alcune cose insieme, e direi che molte vicende che Maccanico racconta sono state da me vissute direttamente insieme con lui, quindi ho potuto verificare anche la oggettività del suo diario, della descrizione che lui fa dei fatti. È un personaggio che posso definire, senza tema di retorica, straordinario. Direi che l'Irpina deve saperlo ricordare. Credo che per una certa fase la classe dirigente meridionale di vari partiti ha giocato un ruolo rilevante e importante, soprattutto ha portato avanti una politica meridionalista, perché il grande problema è che nell'immediato dopoguerra l'Italia tutta, nel nord e nel sud, sapevano che c'era una questione cruciale su cui si misurava la politica, cioè cercare di avvicinare il rapporto tra nord e sud dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, eccetera. Tutto questo, a mio avviso, è durato fino al momento del terremoto, la cosiddetta legge del terremoto che noi abbiamo portato avanti e che oggi poi viene screditata ingiustamente. Perché sul terremoto, per esempio, ci sono una serie di affermazioni che sono scorrette, inesatte. Il regista Scola, che peraltro è una nostra gloria, ha scritto e detto che in Italia, nel Mezzogiorno e soprattutto in Irpinia, erano state costruite 4 case. La realtà non è questa, ci sono stati anche sprechi. Ci sono state anche delle deviazioni, però lo sviluppo del Mezzogiorno, soprattutto durante gli anni 60, a mio avviso fino agli anni 80, è stato reale. La Cassa del Mezzogiorno, che è stata demonizzata, qui il protagonista è stato un irpino, straordinario personaggio, amico di Maccanico, molto collegato a Maccanico, parlo di Gabriele Pescature. Ebbene, dagli anni 50 agli anni 70 il Mezzogiorno per la prima volta ha visto crescere il suo tasso di sviluppo in modo superiore a tutti gli altri paesi del mondo, e il rapporto nord-sud si è raccorciato. Tutte queste cose vengono, direi, falsificate soprattutto da una certa stampa che ha interesse praticamente a ritenere che tutto ciò che si fa nel Mezzogiorno è spreco, non rendendosi conto che, come ha detto bene Giannola, se non si investe nel Mezzogiorno non si sviluppa l'Italia. Questo è uno dei principi a cui Maccanico teneva molto, e direi ecco la organicità del suo pensiero. Sabino Cassese, anche lui è un personaggio di grande statura, e siccome il suo nome circola, voglio dire che se la intelligenza dei deputati italiani, senatori italiani, si concentrasse su di lui, sicuramente sarebbe un guadagno. È sicuramente uno dei più grandi studiosi di diritto, una persona di grande equilibrio,
conosce bene la politica, non è un, anche se non ha mai avuto ruoli politici, però sta dentro anche le vicende politiche, sarebbe una scelta straordinaria. Secondo me l'Italia ci avrebbe tutto da guadagnare. Come con Maccanico c'è stato un grande irpino alla Presidenza della Repubblica, che ha governato equilibrato anche in determinati momenti delicati, con Sabino Cassese avremmo un Presidente che saprebbe portare avanti con grande sapienza sicuramente il suo ruolo. Presidente, circola anche il suo nome per il dopo napolitano, però. Circola anche il suo nome per il dopo napolitano. Lasciamo stare, non ho più l'età, vero? Siamo fuori causa e io scherzando ho detto che mi va bene se mi mandano ai giardinetti del Quirinale.